come la passione per una squadra possa creare qualcosa di speciale per ricordarne la propria storia. Da un'idea di Giacomo Russo, già da tempo era nato un ci gruppo WhatsApp sono dal nome Paganese magliette della 84-87, grande dove ex Paganese. calciatori, allenatori, staff e giornalisti scambiavano ricordi e momenti di Un gloria degli anni saluto che per furono. adesso, Questa iniziativa, nata Precina. spontaneamente, si è poi successivamente allargata a molti dei protagonisti della storia degli azzurrostellati. Attualmente sono una quarantina gli ex che hanno accolto con entusiasmo Siamo qui questa con gli iniziativa. ex Tra gli giocatori allenatori, della Nino Paganese. Scarfò e Hardemain, fisioterapisti, Nicola Di Gennaro e il medico storico Raffaele De Virgilio. Dopo un incontro virtuale, alcuni tra questi si sono ritrovati e salutati proprio a Pagani. Un rito. Poi ci sta, assistiamo al litigio di Pagliarone e Cacciale. Questo è il giro d'un anno. E poi mezzi va a gusto. Un bacio. Ecco, ha colpiato il suo giusto. Carlo è l'unico qui ancora in attività. Quest'anno era alla Turris. Suonerà. No, suonerà. Allora fai domande e No. È geloso, lui è tifoso del Napoli. No, lui fa parte dello staff, noi. Ma noi chi? Paolo Ranocchi. Un bel ricordo di quel periodo e quindi vengo volentieri a ritrovare i compagni e gli amici di una volta, quindi gli amici, mi corregge giustamente Peppe e quindi gli amici ormai diventati, peccato che siamo in pochi. Dottore, dici qualcosa, dai. È stato vero un piacere incontrare tutti questi calciatori di quando io ero medico centrale. E sono contento e spero di vederli un'altra volta. Alfonso Califano, dipende. Ma ci mantengo un secondo che era qui. Mamma, chi c'è male se no? Delle loro. Poi ci mette la musica di la domenica sportiva. Fate un bel lavoro. A proposito di Amarcord, per la Nocerina il 29 maggio 1993 è un giorno decisamente speciale. 30 anni fa esatti, lo spareggio disputato all'allora San Paolo di Napoli contro il Grotta Minarda sancì la promozione in Serie D grazie ad uno stacco aereo di Sauro Magni. Quella partita viene ricordata sia per l'inizio di quelli che furono gli anni d'oro per i Molossi, che nel giro di pochi anni arrivarono dall'eccellenza fino ad un passo dalla Serie B, ma anche perché quel giorno segnò un esodo massiccio dei supporters rossoneri che riempirono un'intera curva del capoluogo partenopeo. Tanto che gli abitanti di Napoli, vedendo arrivare tutte quelle migliaia di persone, erano convinti che nell'attuale Maradona ci fosse il Milan a dover disputare una partita.